Un saluto da Pippo Vardelli, parliamo di basket, parliamo di Assigeco Piacenza su Radio Sound e torniamo a farlo con il coach dei Biancorossoblu, Stefano Salieri. Buona giornata a tutti. Allora coach, arrivate da una settimana di pausa, una settimana di relax, tra virgolette, per cui ti chiedo com'è andata questa settimana e su cosa avete lavorato in particolare? Intanto è stata una settimana di lavoro proficuo. Abbiamo lavorato su quelle che sono le situazioni per cercare di avere uno step successivo a livello di ritmo e di intensità. Perciò è stato un lavoro fatto bene, c'è stato anche un piccolo richiamo atletico, perciò direi che abbiamo fatto una settimana di lavoro che ci è anche servita a recuperare un pochino anche i vari acciacchi che abbiamo, perché quest'anno è una stagione dove che la sorte non ci ha visto benissimo, ecco. Dobbiamo commentare anche una notizia di mercato, nel senso che settimana scorsa è arrivata la notizia del taglio di Varaskin che passerà in Serie B. È chiuso il vostro mercato? Andrete con questi fino alla fine dell'anno? Sì, noi siamo questi. Varaskin è stato una scelta che ho fatto anche perché il ragazzo è un ragazzo che con noi si è sempre comportato benissimo, un giocatore che anche la società ha apprezzato per i modi, per come si è allenato, per quello che ha fatto, tutto. Da noi era con il rientro di Galmarini, che gli spazi per lui si sono veramente ristretti tantissimo e perciò mi sembrava giusto dargli la possibilità di giocare e di stare in campo molti minuti, anche se in una serie inferiore. Domenica giocherete la terz'ultima giornata di regular season, quindi siamo alle battute finali, siete al sesto posto e affronterete Agrigento, che è al settimo posto, due punti dietro di voi. Questa può essere la partita, decisiva da un certo punto di vista per sigillare il sesto posto e poi magari provare nelle ultime due giornate a raggiungere anche qualcosa in più. Per la formula che c'è non c'è tanta differenza tra avere il quinto o il sesto posto. È chiaro che noi un eventuale successo nostro ad Agrigento ci dà la matematica di essere subito ai playoff dentro le prime sei, e questo sarebbe veramente l'obiettivo principale, nel senso che vogliamo arrivare ai playoff e ci arriveremo dalla porta principale subito. C'è un'altra possibilità dopo, però che questa sarebbe veramente, noi abbiamo tre giornate per sigillare questo posto. Adesso ad Agrigento è uno scontro diretto con loro, che sono gli unici che possono insidiarci questa posizione, ed è con loro che ce la giocheremo, perciò un'eventuale nostra vittoria in casa loro ci dà la matematica certezza di essere ai playoff. L'ultima domanda veramente in chiusura dal punto di vista tecnico: a cosa dovrete stare attenti domenica in trasferta? Loro sono una squadra molto tosta, una squadra che ha costruito la propria classifica in casa, hanno un pubblico tra i più calorosi, perché lì il fattore campo si sente, hanno 3.000 persone sempre, e questo è un fattore sicuramente importante. Una squadra che in casa ha perso solo due partite nel girone d'andata con la Vanoli e con l'Uragna Milano all'ultimo tiro, e dobbiamo stare attenti perché loro sono una squadra tosta, una squadra che ha un'identità precisa, giocano tantissimo in velocità, in transizione, e noi dovremmo essere bravi a limitare le loro folate, a limitare Grande, che è il loro punto di riferimento, sta facendo una grande stagione con 19 punti, quasi 19 punti a partita, e loro stessi in casa hanno un rendimento molto, molto più alto, perché in casa realizzano quasi 20 punti in più di media. Perciò questo per dire, dovremmo fare una partita tosta, solida, importante sotto tutti i punti di vista, di concentrazione ma anche di durezza mentale. Una partita che seguiremo su Radio Sound ovviamente domenica dalle ore 18. Nell'attesa di raccontarvela, un grazie a Coach Salieri per essere stato con noi e un grosso in bocca al lupo. Grazie a voi.